Cibo, croce e delizia medievale. Benvenuti a tutti e grazie per esservi soffermati sul mio canale Storia e Cultura Sprint. Un grazie di cuore va ai miei iscritti. In questo video articolo vi propongo una serie di curiosità medievali sul cibo e sul modo in cui veniva conservato e consumato. Partiamo innanzitutto dal sale. Già nel Medioevo, infatti, esisteva una rigida e meticolosa normativa sulla conservazione e vendita del cibo, della carne innanzitutto, vettore di malattie ed epidemie, se non trattata e smerciata seguendo criteri igienici e naturalmente molto limitati in quel periodo storico. Proprio in questo senso il sale aveva un'importanza a dir poco fondamentale. La salagione era infatti obbligatoria per la conservazione di quei tagli di carne la cui vendita non era immediata. Il sale è notoriamente e dalla notte dei tempi un potentissimo antisettico e nel Medioevo era l'unico modo per conservare la carne in maniera sicura. Purtroppo però il sale a quei tempi era uno degli elementi maggiormente vincolati ai flussi della politica fiscale e pertanto un aumento del costo del sale costringeva le classi meno abbienti a consumare carni non debitamente trattate e più esposte a degenerazioni batteriche e ad inizio addirittura di putrefazione. Nel Medioevo era inoltre del tutto fuori questione il fatto di ciparsi per esempio di carne equina e caprina, fatta eccezione per il capretto. Il cavallo era intoccabile per svariati motivi, soprattutto pratico-sentimentali, in quanto chi possedeva un cavallo lo usava come mezzo di trasporto e a livello pratico passava molto tempo in sua compagnia. Il cavallo andava nutrito, strigliato e spesso durante le cavalcate per raggiungere destinazioni lontane rappresentava l'unico compagno di viaggio. Insomma, si instaurava un legame di collaborazione e quindi il fatto di abbattere un cavallo per venderlo o consumarne la carne era un tabù assoluto. Tutt'altro discorso riguarda il consumo della carne di capra. In questo caso era un discorso igienico e soprattutto sanitario, affermare il macellaio ed il consumatore medievale. La capra adulta era considerata vettore di diffusione della febbre maltese, insidiosa infima malattia della quale è estremamente difficile liberarsi ancora oggi e può andare ad inficiare addirittura gli organi vitali, da sé che nel Medioevo tale convinzione portasse le persone a cibarsi unicamente del capretto e non dell'animale adulto. Anche il maiale merita un piccolo approfondimento. Tra tutti gli animali, il maiale, forse per le sue onestamente nauseanti abitudini alimentari, è sempre stato indicato come possibile vettore di ogni sorta di malattia ed infezione. La medicina araba e quella ebraica aberrava il consumo di carne suina dalla notte dei tempi e pertanto i devoti di quelle religioni non mangiavano assolutamente carne di maiale e così è ancora oggi. Nel Medioevo le zone di religione cristiana, sebbene consumassero la carne di maiale, lo facevano con un po' di scetticismo e in Francia, ad esempio, la carne di maiale prima di essere venduta nei mercati subiva due controlli sanitari. A Parigi, dopo le minuziose verifiche sanitarie sui maiali, ci si orientava sull'acquisto della carne in base alla condizione dell'orecchio dell'animale. Se l'orecchio veniva siglato in qualche modo, si voleva avvisare il consumatore che sulla bestia erano state rilevate tracce incerte di malattie suine, mentre se l'orecchio veniva asportato era indice certo di presenza di malattie suine e stava poi al consumatore decidere se comprare o meno. Diciamo che la vista insieme all'olfatto erano le uniche armi a disposizione del consumatore medievale. Di questo però erano consapevoli anche i commercianti. Ad esempio, gli alimenti di colore bianco erano ritenuti più freschi e salubri, tant'è che proprio nel Medioevo prese piede il cosiddetto bianco mangiare, cioè piatti preparati unicamente con alimenti quali
il riso, il latte e le mandorle, con la possibile aggiunta di carne di pollo o pesce, tutto esclusivamente di colore bianco. Proprio per conferire alla merce il colore bianco, i commercianti solevano illuminare i loro banconi con molte candele, e fin qui nulla di pericoloso. Diverso discorso si aveva quando i commercianti, al fine di sbiancare ad esempio il merluzzo, lo impastavano con la calce. Vi propongo infine alcune curiosità del Medioevo veneziano, in quanto e semplicemente perché io amo Venezia alla follia. La cucina medievale veneziana seguiva rigorosamente la stagionalità dei prodotti, pertanto ad esempio, in primavera sulle tavole veneziane si trovavano le melote, dei piccoli granchi che in quel periodo dell'anno effettuavano la muta e che si servivano fritti, oppure i teneri germogli di carciofo, i primi della stagione. La domenica delle palme si preparava la sopa coada con i piccioni, mentre per la festa dell'annunciazione si preparava il bussolà forte di Murano, fatto con melassa, strutto, lievito e molte spezie. Per l'ascensione si proponeva la lingua di maiale o l'usella, cioè l'anatra selvatica della laguna. In estate si facevano le seppioline fritte, perché quella era la stagione in cui erano più tenere. E infine per San Martino si proponeva la pasta di mele cotogne, dolcissima. Se il mio articolo vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima!